Il rettore Unicam Claudio Pettinari ed il presidente di Camera Marche Gino Sabatini hanno presentato stamattina presso il centro di ricerca CIP di Unicam il progetto di collaborazione tra l'Ateneo e l'ente camerale, dal titolo La quadratura del cerchio, ovvero facendo quadrato in filiera si possono trovare soluzioni di economia circolare, realizzando azioni ambientali non di facciata. Unicam e Camera Marche, con la collaborazione di Ecoserved, la società che per il sistema delle Camere di Commercio italiane si occupa di servizi ambientali, svilupperanno infatti nuove attività improntate a stimolare tra le imprese marchigiane percorsi di economia circolare. Presenti anche il presidente dell'Albo Gestori Ambientali Marche Giorgio Menichelli, il referente Ecoserved Daniele Bucci, i docenti Unicam Rita Giovannetti e Francesco Balducci. È un progetto che durerà 2 anni. Noi dovremo discutere e ragionare su quelli che sono i risultati di analisi che sono già state condotte, che vengono continuamente condotte da un soggetto della Camera di Commercio, dell'Union Camera, che è Ecoserved, che proprio analizza quelli che sono i rifiuti, gli scarti delle imprese. E dovremo cercare di capire se questi rifiuti possono essere riutilizzati, magari per creare delle nuove materie prime seconde che potranno poi essere utilizzate anche da altre imprese, non necessariamente dalle stesse. Ridurre il più possibile il conferimento in discarica, ridurre il più possibile le emissioni di CO2 nell'ambiente e cercare di verificare quando magari un'azienda sta emettendo rifiuti pericolosi, come questi rifiuti pericolosi possono essere resi inattivi e non pericolosi. Questo processo, questa analisi, questo studio dovrà essere accompagnato da tutta una serie di attività di disseminazione dei risultati, di divulgazione dei risultati e anche di formazione di tutti quelli che saranno gli operatori interessati. E utilizzeremo i nostri ricercatori ma anche soggetti partner con i quali collaboriamo da anni.